previsto un tuo incontro nuovo con Mattarella, magari al Quirinale, no, per parlare di Napoli? Non è previsto. Adesso c'è il comitato, tu sì. Porterai le proposte o ascolterai solo? Come sempre, idee. Io non vado mai solo ad ascoltare, non è mia abitudine. Qualsiasi tavolo in cui siamo presenti, ascoltiamo con grande attenzione e proponiamo con altrettanta puntualità. Quindi oggi c'è un comitato che non è legato alle vicende di venerdì, era un comitato già in programma che ha ad oggetto la direttiva Salvini sulla sicurezza. Quindi è chiaro che si parlerà anche di Piazza Nazionale, ma non è che è un tema all'ordine del giorno, quello è un tema che in questo momento attiene allo Stato. Quindi attiene alle forze investigative che devono rapidamente individuare i responsabili, il responsabile di questa vicenda così grave, alla magistratura di adottare i provvedimenti necessari, allo Stato di dare risposte più adeguate rispetto a quello che sta accadendo. A Napoli non c'è un'emergenza, a Napoli è accaduto un fatto inaudito, inaccettabile, perché quando si colpisce una bambina si colpisce il sentimento di tutta la gente per bene, che è la stragrande maggioranza. Quindi non bisogna adesso stare attenti a non declinare una realtà che non esiste. Il tema oggi è che la città ha scelto riscatto, ha scelto orgoglio, ha scelto partecipazione, ha scelto tutto quello che si vede ogni giorno. Chiediamo allo Stato di prevenire maggiormente questi fenomeni e contrastarli con maggiore tenacia e forza. Questa è la proposta, insomma, rinnoverai l'appello a far arrivare. Vado a parlare là, lo dico là quello che devo dire. Magari tanto noi ci rivediamo. Arrivederci. Dico, posso anticipare qua? È che rilanciato anche dall'ex procuratore Roberti qualche giorno fa, dice: Salvini la smetta di dire cose che non ci sono, gli uomini sono insufficienti a Napoli, non ci sono. Sapete che quello che io sostengo da tempo, che le forze sono inadeguate, la coperta è corta, lo Stato non investe in sicurezza. È un tema però che va, non sapete come sono lontano da Salvini, ma non è che prima la musica fosse diversa. Faccio il sindaco da 8 anni, ho avuto il privilegio di avere a che fare con gli orientamenti politici più diversi. Quello che Napoli ha realizzato è un fatto autoctono. Ciò che ci dovrebbe aiutare dovrebbe essere lo Stato, che devo dire sul tema della sicurezza non è che abbia molto lavorato per rafforzare le forze di polizia nella nostra città. Non ha molto lavorato per rafforzare la possibilità degli enti locali di assumere più assistenti sociali e più poliziotti municipali. Insomma, è una cosa che ne parliamo da tanto tempo. I governi passano, ma le politiche sono le stesse. Magari questo governo fa più propaganda, questo sicuramente. Cioè, Salvini si presenta come l'uomo, il capitano muscolare che affronta la sicurezza, sta diventando il mollusco istituzionale, certe volte vestito da bullo, che sta creando il paese sempre più insicuro. A me sembra che questa è un po' la dinamica. Non è che mostrando i muscoli il paese è più forte, un paese democratico è forte se sai avere la capacità di essere forte con i forti e sai tendere la mano nei confronti dei più deboli. Ma oggi discuteremo della direttiva di Salvini. La direttiva di Salvini non è che dice metto più forze di polizia per arrestare gli spacciatori, dice gli spacciatori non devono stare a Piazza Tre Settembre ma possono stare a Corso Ponticelli, a Corso Secondigliano. Se vi sembra un'argomentazione da ministro dell'interno, io sinceramente ne ho conosciuti parecchi, ma questa è davvero interessante come prospettazione per uno che dice che sta dalla parte del popolo e che dice prima gli italiani.